17 mesi. Ciao ragazzi, siamo qui allo stand Asus a vedere il Transformer Pad 300 Series, ossia la versione economica del Transformer Prime, possiamo dire. Si tratta di un device ovviamente completo di tastiera, come la tutta la linea Transformer, e ovviamente il tablet con uno schermo da 10.1 pollici con risoluzione 1280x800 pixel, un IPS, con a bordo il chipset Tegra 3 di Nvidia, quindi quad core. Faccio anche vedere un po' esempio la presenza del Tegra Zone, quindi a dimostrazione che il chipset è un Tegra 3. Schermo molto piacevole, ovviamente buona resa sia dei colori sia proprio della definizione. Purtroppo qui abbiamo un po' qualche problema di connessione, quindi salteremo, diciamo, ecco qui, vedete come sembra, questo è un gioco Tegra 3 ottimizzato per quindi la GeForce all'interno di questo tablet. Design veramente molto piacevole, riprende un po' la linea di tutta la serie Prime. Possiamo ovviamente staccare il tablet dal dock, tastiera, ed eccolo qui, molto molto sottile, curatissimo. Abbiamo un peso di circa 635 grammi, una lunghezza di 180 mm di larghezza, lunghezza di 263 mm e una spessore di solo 9.9 mm, quindi molto molto sottile. La capacità della fotocamera posteriore è da 8 megapixel, ha l'autofocus però non ha il flash LED. Le video chat sono, diciamo, assicurate dalla fotocamera anteriore da 1.3 megapixel. A bordo abbiamo 1 GB di memoria RAM, 8 GB di memoria interna, però questo tablet può godere anche del servizio cloud di Asus, che ci darà ulteriori 8 GB di memoria. Ovviamente è anche espandibile tramite micro SD. Vediamo le informazioni, quindi Ice Cream Sandwich 4.0.3, Transformer TF300, non abbiamo nessuna personalizzazione particolare se non qualche widget, vediamoli qui nel menu. C'è tipo l'Asus Battery oppure l'Asus Task Manager per filare eventualmente i processi e vedere quali occupano più il processore in quel determinato momento. Abbiamo Asus MyZine e poi le classiche di Ice Cream Sandwich, quindi le possiamo tranquillamente mettere. Devo dire che le prestazioni si notano ampiamente, perché comunque il quad core si sente. Vediamo ad esempio la navigazione web, vedete come il tutto è veramente molto fluido. Questo è il nostro sito web androidgeek.it, e la resa vedete come è molto molto buona. Poi ovviamente abbiamo angoli visuali veramente ottimi, essendo un IPS, quindi un angolo visuale di 178 gradi, molto molto buono. Non sappiamo quando uscirà, penso comunque nel Q2012 come tutti i prodotti Asus. Il prezzo è ancora un po' da definire, però dovrebbe essere, ripeto, la versione un po' economica del Transformer Prime, diciamo così. Ovviamente non sarà disponibile soltanto in versione nera, ma ci saranno anche altri modelli. Questa è quella silver con il retro bianco. Qui abbiamo anche la versione rossa e rossa, così, rossa, blu e bianca, silver. E con questo, diciamo, è tutto dallo stand Asus con Asus Transformer Pad 300 Series da Matteo di Android Geek.